questi l'amministrazione si abbia spinto, diciamo, i cittadini tra il fulmine e il martello, no? Mettendo strisce blu quasi ovunque a Milano, mettendo strisce gialle nella zona più centrale, mettendo una tassa anche sul domicilio, ora sulle strisce gialle, quindi l'aumento, da questo punto di vista c'è stato un aumento, dal punto di vista dell'utilizzo dei mezzi pubblici c'è stato un aumento sia sugli abbonamenti, che vedremo l'anno prossimo ci sarà un aumento sul biglietto. Quindi il discorso è che cosa dobbiamo utilizzare per muoverci, dobbiamo tornare alla bicicletta per essere in grado di affrontare questo tipo di spese. Non avendo, mi spiace anche che non sia stata presa in considerazione la richiesta che aveva fatto a suo tempo il capogruppo Melone di far venire qui l'assessore al bilancio, proprio per chiarire un po' la direzione e le basi importanti delle scelte del bilancio di quest'anno. Questo non è avvenuto e potremmo in questo modo avere più possibilità di capire quali erano veramente i punti importanti di queste decisioni. Io personalmente sono d'accordo che i costi che dovranno affrontare i cittadini da questo punto di vista sono un altro colpo alle loro tasche e che vanno quindi in una direzione contraria a quello che dovrebbe essere un'amministrazione che soprattutto in questo periodo cerca di far sopravvivere la cittadinanza. Soprattutto perché questo è già il secondo anno, cioè, quindi stiamo continuando a rincorrere problemi che erano già presenti da quando c'era l'assessore Capace, quindi stiamo sempre peggiorando invece di avere una possibilità di guardare avanti. Poi, se mi permettete, anche una stoccata anche all'intervento del consigliere Viganò. È vero che voi siete all'opposizione, più o meno all'opposizione al governo, ma il premio di maggioranza vi è servito anche per riuscire a entrare a governare, quindi adesso è molto semplice scaricare verso le larghe intese questo problema. Grazie. Capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Allora, diciamo che in linea di principio c'è una contraddizione dell'amministrazione Bisabie, perché appena insediata aveva aumentato il biglietto portandolo subito da 1 euro a 1,50 euro, dicendo però attenzione, noi siamo per il trasporto pubblico perché comunque gli abbonamenti non li tocchiamo. Spiace che è stato dato un corpo al cerchio e poi è stato dato, in questo caso con gli abbonamenti si va a dare un corpo alla botte, quindi si va ad intervenire sui cittadini, quindi aumentando le loro spese. E quindi io, nel senso, il problema è questo: noi del consiglio di zona adesso facciamo due chiacchiere, no, su questo aumento del biglietto, che tanto poi alla fine non arriverà mai al comune. Questo mi dispiace, perché a parte che difficilmente, insomma, questa mozione troverà la maggioranza. Il problema è, ok, il comune non ha i soldi, a me starebbe anche bene che, insomma, aumentassero gli abbonamenti. Qualcuno dice a parità di servizi migliori, io aggiungo, attenzione, che siamo messi male. Io ho presentato una mozione giovedì scorso che riguarda i portatori di handicap. Milano Sport ha tagliato proprio gli ingressi, cioè non permette più ai disabili di poter frequentare in modalità gratuita le piscine. Ci sono tante altre cose su cui stanno tagliando, anche a livello di servizi sociali. C'è gente che non riesce più a prendere il sussidio ed è veramente messa male, quindi per me andrebbe anche bene l'aumento di un abbonamento, perché insomma vuol dire che ancora qualcuno riesce a muoversi e magari a spostarsi anche al lavoro e a guadagnare 600 euro
ma c'è gente che non guadagna neanche quelli, e il comune ha tolto quei sussidi, e credo che voi lo sappiate meglio di me. Quindi sono un po' in bilico, voglio anche sentire un po' diciamo quella che è la maggioranza di questo consiglio, perché tartassare i cittadini ovviamente non piace a nessuno, lo si fa per necessità, però in questo caso stiamo raschiando il fondo da tutte le parti, dall'aumento dell'abbonamento, ma anche ci sono tanti servizi sociali essenziali che stanno venendo meno. Grazie. Sì, io volevo fare una breve riflessione su questo punto perché mi sembra importante. Una battuta di Ganò è come Happy Days, come Fonzi, lo vedi che è finito, come Fonzi c'è per la bene, che non è l'unico, quando dice cose come completiamo al governo. Allora, la riflessione è questa, io non discuto il momento, la ragione per cui non vengono dati dal governo oppure dai buchi precedenti, teorici e non pratici, o pratici non teorici della gestione della morata sul bilancio quotidiano. Io non discuto queste cose perché ci sono e bisogna ripartire da lì. Io vedi qua, io vedi là, bisogna partire da lì. Però, santo Dio, noi andiamo con questo aumento della PM, andiamo a penalizzare le persone anziane e gli studenti in particolar modo, che non hanno un reddito eccezionale, oltre che la pensione minima, gli studenti non percepiscono nessuno stipendio. In questo modo andiamo proprio a colpire quella fascia debole. Più che altro è la maniera, il modo con cui si è avuto questo aumento. Cioè, alla presentazione dell'ISE, che io l'avevo già detto un mese fa, anche se una persona aveva un reddito di 15.000 euro all'anno, ma se aveva dei soldi in banca, se aveva una casa di proprietà, se aveva dei bonus, CCT, alzava il reddito dell'ISE. Quindi una povera vecchietta che ha 7-8.000 euro all'anno di pensione, 10.000 euro di pensione, ma aveva una casa, aveva qualcosa in banca che gli permetteva di finire i suoi anni in maniera più tranquilla possibile, gli faceva di colpo balzare dalla sfascia alla fascia B in modo che pagasse. Io conosco delle persone, conosco molte persone anziane che pagavano 16 euro e adesso ne pagano 21, ma di colpo, pur avendo una pensione minima o una pensione massima di 12.000 euro all'anno di contributo. Ragioniamo su questo fatto, non è una battaglia politica, è una battaglia da farsi sulla povera gente che così rimane molto penalizzata, anche perché il Comune di Milano poteva benissimo prendere in questo caso queste risorse da un'altra parte. Vi faccio un esempio, dal 2011 ad oggi sono state fatte tante giornate di domenica domenica spasso per un valore di 2 milioni di euro, sì, quindi insomma 2 milioni. Cioè, se noi scusate, se noi facevamo qualche domenica spasso in meno, riusciamo a compensare tranquillamente in buco nel bilancio dovuto al cliente. Non vediamola, io parlo anche alla maggioranza, non vediamola come una contrapposizione netta ideologica, cioè vediamola veramente di poter dare la mano a questa gente, sospendere questo aumento, che poi a gennaio, sapete benissimo, si sarà un altro, quindi non sarà più 50 dietro a 2 euro, quindi è già in previsione l'alzamento di 2 euro di dietro, aumenteranno, vediamolo in questo senso, cioè cerchiamo di poter portare avanti questa decisione, questa mozione. Però diciamo su Emiliano, c'è ragione, però lì trovare questa sola parte, non è la somma esagerata, ma veramente ve lo dico perché le persone penalizzate, cioè le persone anziane, cioè un discorso è che andiamo in bicicletta e non usiamo più la macchina, ok? Ma una persona di 70 anni, 80 anni, che aveva un abbonamento prima a TM, che adesso non c'è più perché non pagasse, perché era doppiato. Difficile avere rispetto per stare in Milano, non è mentalista, quindi pensiamo un attimo a questo messaggio di questa mozione in una maniera non ideologica ma in maniera umanitaria. Consigliere Biasi.
Grazie Presidente, io inizierei subito a chiedere al gruppo di economico che l'ha letto per cosa sono stati spesi questi soldi aggiuntivi, solo per far andare un metropolitano in più? Non credo, perché è un mio recente biglietto, da quello che ricordo ha portato circa 50-60 milioni di euro in più nelle casse di ATM, quindi 60 milioni non credo che siano, visto anche l'aumento di trasporto di persone su questi mezzi. C'è da dire che forse i bus notturni costano 50 milioni all'anno, ecco, magari avete trovato dove sono stati buttati i soldi, perché se mi fossero stati spesi questi 50 milioni di euro in più per rinnovare la flotta, per aumentare gli autobus, per aumentare i servizi ai cittadini che di giorno hanno bisogno di rinnovare, hanno bisogno di questi mezzi, è un costo. Il bus notturno, io mi pare unito con un capogruppo, con me una sera a prenderlo. Vediamo quanta gente c'è su questi mezzi pubblici notturni. Va bene, ce ne sono un po', ma io ripeto, più di una volta l'ho detto, le ragazze tutte mi hanno sempre detto no grazie, io il bus notturno non lo prendo perché mi lascia in mezzo al niente, e poi per andare a casa devo fare 200 metri nel buio. Per cui io credo che un modo innanzitutto per risparmiare un po' di soldi, 50 milioni di euro, sia togliere il bus notturno così com'è, che non serve. Altro, cosa sono stati spesi? Per far viaggiare gratis qualcuno che non paga mai il biglietto, che quando ci sono i controllori che vedono una persona che non paga il biglietto lascia perdere, non gli chiede niente perché ha paura che gli metta le mani addosso. Tanto lo sappiamo chi sono queste persone. Quelle persone che i metropolitani si attaccano, quando tu paghi il tuo biglietto, si attaccano addosso per entrare insieme a te, non gli puoi dire niente. Anzi, se gli dici qualcosa rischi anche di ricevere, oltre agli insulti, anche qualche mano doccio, perché è capitato più di una volta. Io che sono un ragazzo lo faccio, le donne poverine lasciano perdere, si lasciano tranquillamente venire addosso da queste persone che si infilano prima di tutti i metropolitani. E vedi anche un po' felice. Direi che magari forse la casa di fare pagare tutti i biglietti. Poi io non ricordo, se sì, entrato in un'altra conversazione, ma avevamo già discusso di questa cosa insieme. No, quello che disse lui, allora noi aumentiamo il biglietto perché dobbiamo fidelizzare i clienti. Bene, adesso lo aumentiamo del 40% in alcuni casi l'abbonamento, è così che si fidelizza di prima. No, giusto per capire, perché prima la scusa io l'avevo presa per buona, vabbè, aumentano 1,50 euro. Però poi mi lasciano gli abbonamenti invariati, mi serve per fidelizzare, benissimo. Oggi invece aumentiamo il 40% e l'anno prossimo portiamo 1,60 euro di biglietti. Io vorrei dire Barcellona a 10 euro della metropolitana, 10. Barcellona costa 1,10 euro i biglietti del tram. Allora io vorrei soltanto capire che cosa all'estero costa di più. Certo, magari costa di più a Monaco di Baviera, 16 euro della metropolitana. Beh, ok, con 16 euro della metropolitana io credo che 1,50 euro di biglietto sia più che corretto di pagare, però 16 euro. Vabbè, no, nel senso, sto dicendo che sarei disposto a pagare di più se ci fosse un servizio, ma il servizio non esiste. Provate a prendere la 70 sulla via Pellegrino Rossi alla mattina alle 8, che nonostante ci sia tutta la metropolitana, aspettando le stamine, e credo che su quell'autobus lì ci siano tre persone che pagano il biglietto, forse. E questa qua c'è stata un'interrogazione comunale presentata dal consigliere Depole, al quale non è mai arrivata alcuna risposta. Io voterò personalmente, chiedo anche un po' del gruppo, quando il capogruppo si è mito. Ok, voteremo favorevolmente questa mozione, poi per una dichiarazione di voto, però mi sembra corretto assolutamente. L'ultima cosa che voglio dire, ATM non è che navi in così cattive acque, l'ha detto anche il suo presidente non più tardi di qualche mese fa, quando Fisacia disse no, noi dobbiamo aumentare tutto perché abbiamo bisogno di coprire i buchi in ATM. ATM è Florida, ATM non sta male. Certo che se voi, tutte voi, amministrazione comunale, tutte le volte usa l'ATM come un bancomat per coprire altre spese, è chiaro che poi l'ATM ha bisogno di soldi. Consigliere Palma.
Grazie Presidente. Volevo iniziare dicendo che sto provando un po' di tristezza a vedere la sinistra che chiacchiera e si affiscia, un altro aggettivo non riesco a trovarlo, mentre parliamo della disperazione dei cittadini, perché per questo aumentare del 70% l'abbonamento agli anziani da parte di una sinistra che sta con i poveri, sta con gli anziani, non ci sia tanto da ridere la sinistra, ci sono. Perché l'atteggiamento che sto vedendo in quest'aula stasera, quando andavo al liceo, quindi tanti decenni fa, con la bomboletta rossa c'era scritto, non so qualcuno di voi se lo ricorda, ATM gratis, falce, martello, PC. C'erano queste le scritte all'epoca, chi se vuole prendere fuori. Qui abbiamo una giunta arancione, un colore un po' strano, quindi ne rossa, arancione, dove da quando è andata tutto ha fatto, tranne che difendere le fasce deboli. Trovatevi una realtà concreta che questa amministrazione abbia fatto per le fasce deboli, concreta, non fumo. E questa è una delle risposte. Io mi chiedo sinceramente come non si possa votare questa mozione che non contiene niente di politico, che è puramente tecnica e che dice, cari signori, abbiamo svuotato le tasche ai poveri, perché questo che c'è scritto, ma non c'è scritto nient'altro. Quindi un po' di vergogna per questo sindaco che doveva fare la dolce rivoluzione, io non ci vedo assolutamente niente. Chi voterà contro a questa mozione è a favore di portare i soldi ai poveri di Milano. Grazie. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto. Dunque io cerco, visto che il consigliere Paese ci richiamava ad andare sul tecnico, provo ad andare sul tecnico. Innanzitutto ci sono delle falsità scritte in questa mozione. Per esempio non è vero che il Comune di Milano ha aumentato di 1 miliardo la spesa corrente. Io leggo dal testo della Corte dei Conti, che è un organo terzo, che ha stilato un rapporto di una 50ina di pagine, che è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano ad aprile del 2013, che parlava del bilancio 2011, bilancio 2012, bilancio 2013 preventivo e consuntivo, ovviamente del 2013 non ancora, del 2012 non ancora approvato. E nel testo della Corte dei Conti escono dei dati interessanti, per esempio che questa famosa mala gestione del centro-sinistra dal punto di vista del disavanzo della spesa corrente, cioè vuol dire che le entrate della spesa corrente superano le uscite, è un vecchio vizio della città di Milano. Nel 2009 la Corte dei Conti dice che quel disavanzo era di 420 milioni di euro a fronte di un bilancio che si girava circa sui 2 miliardi e mezzo di euro, e che si è via via, sia con l'amministrazione Moratti del 2010 che con l'amministrazione Isabella del 2011, è andato ad accorciarsi fino ad un disavanzo nel 2012 di 243 milioni di euro, coperti anche con entrate non ripetitive e oneri di urbanizzazione. Da quest'anno questo non si può fare. Così come è vero che l'ATM come bancomat non è un'invenzione del centro-sinistra, è stata utilizzata anche dalle amministrazioni del centro-destra per coprire il buco di bilancio della spesa corrente. Così come è vero che chi ha fatto il taglio ai comuni con le ribellioni dell'ANCI di destra e di sinistra dell'Associazione Nazionale Comuni Italiana è stato nell'estate del 2011 il governo Berlusconi con il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha smontato l'unica istituzione che agli occhi dei cittadini è ancora ritenuta come credibile, che era l'istituto del comune. È da lì che arrivano i tagli che il comune di Milano ha dovuto fare quest'anno
su un bilancio di 2 miliardi e 200 milioni di spesa corrente abbiamo dovuto tagliare, perché mancavano i trasferimenti statali, 480 milioni, di cui 280 milioni circa sono stati tagliati i servizi, perché è vero che sono stati tagliati i servizi, e gli altri 250 milioni sono stati, o devono ancora essere, diciamo, entrare nel castello comune attraverso un aumento non rimandabile per le grandi città, siano esse di destra o di sinistra, non rimandabile per tutte le grandi città. Allora, io leggo delle parti, una parte che mi sembra quella più significativa, che è quella relativa, per esempio, agli equilibri di bilancio 2013, alla pagina 10 del testo della Corte dei Conti, che dice, per quanto riguarda il bilancio 2013, riguardo alla spesa corrente, quindi io non so come si faccia a calcolare un aumento di un miliardo, se non perché il bilancio 2013 insieme alle nuove norme, se non alle nuove norme, insieme alle nuove norme c'è anche una parte di spesa in conto capitale che per legge è rientrata nel conto della spesa corrente. Leggo. Equilibrio di bilancio 2013, alla luce delle nuove normative ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio nel 2013, l'amministrazione comunale ha proceduto a governare l'esercizio provvisorio come segue: con l'autorizzazione delle spese in dodicesimi, più puntualmente, a fronte di un valore di spesa corrente assestata per l'esercizio finanziario 2013 a 2.125.000,17 milioni di euro, il totale impegnato risultante dalle strutture dell'ente alla data 17 aprile 2013 ammonta a 478 per il tempo di Mare Squadra. Ammonta a 478 milioni di euro. La Corte dei Conti, la Corte dei Conti dice che in sostanza è stato impegnato il 22,50% della spesa percentuale inferiore rispetto al potenziale del 29,17%. Vuol dire che è stata ad agosto, fino ad agosto, ma l'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, l'assessore Balzani ha continuato a dare soldi con il rubinetto semichiuso, c'era una contrazione della spesa corrente del 7%, Corte dei Conti. Quindi probabilmente la cosa che, i numeri che ci sono sul testo che ha consigliere Ferrari sono relativi a quel cambio per legge per cui alcuni capitoli del conto capitale, proprio perché non possono essere più utilizzati per scoprire la spesa corrente, vengono assorbiti nella parte corrente del bilancio. Quindi non è vero che il Comune di Milano ha aumentato la spesa corrente, anzi quest'anno c'è stata una contrazione del 7%. E non è vero che il disavanzo è stato fatto da Pisapia, perché il disavanzo c'è in misura quasi doppia durante l'amministrazione Morano. Per quanto riguarda ATM, non è che a noi fa piacere aumentare l'abbonamento, non ci fa piacere per niente, perché è evidente che tutte le amministrazioni, se sono nella possibilità, cercano di diminuire quello che è il costo, soprattutto in un settore strategico importante, soprattutto per il centro-sinistra, che è quello del trasporto pubblico locale. Allora, è vero che ATM è un'azienda florida, ma noi, anche qui, adesso non voglio tirare per lunghe, ma se volete lo faccio vedere, è Corte dei Conti, quindi non Fonte Mara, Conte dei Conti. La differenza tra costo del servizio del trasporto pubblico locale con entrate dei trasferimenti statali più le tariffe è di meno 100 milioni, cioè Fonte Corte dei Conti, cioè che il complessivo del contratto ATM e delle spese che il Comune deve fare, perché per esempio M4 avete scelto di farlo in project financing, che vuol dire che il Comune di Milano, insieme a un'altra serie di enti, paga la sua quota al di fuori del contratto di ATM e quel costo va inserito nel computo totale del costo del trasporto pubblico locale. Questi 100 milioni di euro di differenziale tra costo del trasporto pubblico locale e le entrate dei trasferimenti statali più le tariffe viene sostenuto per il 25%, quindi 25 milioni, con le politiche per la mobilità, quindi area C, sosta e car sharing. Per il 75% viene coperto da, quindi 75 milioni, da altre entrate, diciamo, del bilancio corrente del Comune. Ad oggi
c'è altra peculiarità di Milano, forse qualcuno diciamo, che governa e che dice prima il nord dovrebbe essere interessato, non è una polemica, ecco, è un dato di fatto. Oggi lo Stato e la Regione, e lo dico al netto diciamo, delle cose, a causa dei tagli che è stato fatto la Regione, quindi non è colpa della Regione, paga il 42% del servizio pubblico locale milanese. Con il completamento dell'M5 arriverà a pagare il 35% del trasporto pubblico locale milanese a fronte di una media nazionale dell'80%, cioè a Brescia lo Stato paga, a Brescia, Napoli, c'è una metropolitana, la media è 80% di copertura dello Stato sul trasporto pubblico locale. Milano viaggia al 35% di questo dato. Area C, i proventi di Area C vengono, a parte i 7 milioni che vengono utilizzati, che sono spese della gestione del servizio, i 13 milioni vengono reinvestiti in mobilità. 10 milioni per il potenziamento, guardate che è un sistema complesso, 10 milioni sono stati utilizzati per il potenziamento delle linee, anche se non sembra, ci sono 300 corse in più al giorno, 36 corse in più di metropolitana al giorno e l'estensione dell'orario di punta della 90 e della 91. Anche ovviamente un aumento del 75% per un progetto creato dalla Morata e portato avanti da questa amministrazione del bike sharing, che è aumentato del 75%. Sui portoghesi io sono d'accordo con voi che vanno aumentati i controlli, però io vorrei sentire, oltre diciamo, dall'opposizione, se fossi in voi, oltre alla critica, vorrei sentire anche una proposta, perché ai metropolitana siamo riusciti ad abbassare la soglia diciamo di chi non paga il biglietto chiudendo i tornelli, la percentuale scesa metropolitana. Se mi salta via il problema grosso prendo il tempo della Giovanna Senti. Il problema grosso, scusate, sono un po' l'argomento ecco della Giovanna, scusate, è la zia della Vanessa, è la sul trasporto di superficie fate proposte, per esempio fare entrare le persone solo dalla parte diciamo dell'autista si può anche fare, ma bisogna sapere che comporta per esempio un allungamento dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici di superficie e quindi è una soluzione complicata che in altre città europee viene messa in campo. Sull'offerta, io il mio partito ha fatto un emendamento in Consiglio Comunale chiedendo l'abbassamento della soglia del costo del biglietto dell'abbonamento per gli anziani, perché effettivamente l'aumento è esagerato. Però io, soprattutto diciamo dal PDL, ma prendiamoci anche un po' la responsabilità di dove siamo a Roma, perché non è semplice farlo, non è semplice né per voi né per noi, però prendiamoci a questa siete responsabilità. Siete assieme a Roma? Faccio, io. Sì, ma bisogna trovarsi un letto, perché ho appena detto questo. Allora, non è che qui si può venire a fare questi ragionamenti e poi a Roma si va a chiedere l'eliminazione dell'IMU con conseguente aumento dell'IVA al 22%, andando a influire su tutti i cittadini, compresi quelli in difficoltà. Non si può fare questo ragionamento qua, perché ci vuole la coerenza. A noi, io me ne prendo le responsabilità delle cose che fa il mio partito, con difficoltà, perdiamo consensi, ma me le prendo, perché quando c'è la responsabilità di governare un momento di crisi, il momento di crisi è anche nelle amministrazioni comunali, è anche qui. E quando c'è il momento di crisi, quando lanci, tutto lanci, non hai soldi per pagare i soldi dei dipendenti comunali, allora fare queste sterili polemiche su un fittizio aumento della spesa corrente e su un necessario aumento dell'abbonamento a causa di risorse che non ci sono per nessuno, mi dispiace, ma è un gesto irresponsabile, non coerente con quello che state facendo. Stanno governando insieme. Grazie. Intanto governano insieme a Roma. Al di là della perché le vecchiette della Cisterna non vendono la metropolitana perché pagano il biglietto. No, dicevo che
la mozione rispecchia un po' la realtà di quello che è accaduto. Ed è vero che ci sono stati questi aumenti che hanno determinato, anzi, la rabbia dei cittadini. Però io credo che alla fine il tutto possa essere ricondotto non solo per quello che accade a Roma o è accaduto a Roma. Io so che al di là di quello che saranno i finanziamenti tagliati o che torneranno nelle città, il problema è che la prima domanda che mi pongo è: se l'anno scorso il bilancio era andato in pareggio, come si fa ad avere un bilancio in negativo di oltre 700 milioni pochi mesi dopo averlo messo a pareggio? Però al di là di questo, la cosa più importante che secondo me dovremmo analizzare è quello di intervenire sì sulla rimodulazione, anzi io direi anche sulla cancellazione degli aumenti o quantomeno di una serie di aumenti che vanno a colpire le fasce più deboli. Però credo che sia anche importante capire che per quanto riguarda l'amministrazione comunale, una delle cose che non può stare insieme, proprio per non appesantire ancora di più, oltre alle tasse nazionali, anche quelle locali, è un aumento dell'IMU portato al massimo e un aumento dell'IRPEF che portato all'8%, allo 0,8%, dovesse passare l'esenzione ai 15.000 euro, va a toccare tutti. Va a toccare tutti. E chi ne potrebbe avvantaggiarsi ovviamente non sono i lavoratori o i pensionati, ma sono delle fasce di cittadini che hanno redditi anche di pensionati che hanno le pensioni che vanno oltre una certa soglia che non è quella minima. Allora, se noi pensiamo che a Milano ci sono 484.249 lavoratori dipendenti e 320.465 pensionati, credo che qui si debba intervenire maggiormente rispetto a tutta una serie di questioni. Io penso che la mozione, al di là del miliardo di conto capitale o meno, manchi, pur condividendola, almeno io personalmente condivido questa mozione per l'attenzione e il richiamo che fa rispetto all'aumento delle fasce più deboli, la cosa che però bisogna tenere in considerazione è che questa amministrazione, per scelte io ritengo sbagliate, e non è un caso che quando si parlava di costruire la M5, il tratto Bignami-Lagosta a Milano, in questo consiglio erano pochissimi i consiglieri contrari alla costruzione della metropolitana 5, ma il problema è che oggi la M5 all'amministrazione comunale costerà ogni anno milioni e milioni di euro, perché il Comune di Milano dovrà tirare fuori, anche per quello che diceva prima il capogruppo Indovino rispetto ai progetti che sono stati stipulati, i contratti stipulati, e la M4 avrà dei costi ancora maggiori. Quindi il problema di questa amministrazione, al di là di non avere i soldi, è quella che si troverà a dover tirare fuori milioni e milioni, per un tempo di 400 milioni e milioni di euro per coprire e ammortizzare quelle che sono le spese sulle metropolitane. Altra questione: intervenire sugli abbonamenti oggi, annuali o altro, riducendo gli 8 milioni, crea un problema, che è quello di
rispetto a chi ha già pagato l'abbonamento annuale. Poi io posso anche condividere un percorso che è quello di dire: noi vogliamo invogliare i cittadini a prendere, a fare l'abbonamento annuale, quindi se devo invogliare i cittadini per questo è ovvio che devo rendere meno favorevole gli altri tipi di abbonamenti. Il problema però qual è? È che rispetto a tutte le tasse che già oggi si paga, questa è un'operazione troppo pesante. Non mi ricordo chi è che diceva dell'aumento del biglietto del tram. Io mi auguro che non avvenga, però sono piccole speranze. È vero, ci sarà un aumento del biglietto del tram forse. E allora se noi mettiamo in conto, al di là di quello che avviene oggi con questo bilancio, cosa accadrà nel 2014 con la nuova tassa sui rifiuti, il nuovo aumento del tram e quant'altro, noi andremo a toccare ancora di più le tasche dei cittadini. Allora, fossimo in una situazione dove il servizio migliora, uno anche i sacrifici li fa anche. Il problema è che l'area C doveva portare soldi e qualche mese fa abbiamo sentito che invece non ha portato quello che si sperava. Il referendum che è stato fatto dove si è introdotta l'area C per poi migliorare e investire su i nuovi mezzi di trasporto, tutta una serie di cose, anche per andare a rafforzare le linee e i percorsi preferenziali per le linee di trasporto pubblico in superficie, è venuto poco, è venuto meno. Allora credo che in questa mozione manchino delle proposte, però è condivisibile perché si va veramente a toccare le tasse dei cittadini. E se pensiamo che soprattutto i lavoratori che vanno fuori Milano e dovessero capitare anche a dover pagare un biglietto su una linea di trasporto non pubblico, extraurbano, privato, come ci sono fuori dal comune di Milano, oltre all'abbonamento o al costo del biglietto c'è anche questo costo non in più. Quindi io credo che sia importante che chi sta nella giunta, perché noi come rifondazione non siamo in giunta, per cui ci auguriamo che l'amministrazione possa rivedere questi aumenti che si stanno producendo, proprio perché un altro taglio che è avvenuto è anche quello di un assessorato che va a colpire anche gli anziani, perché si è tagliato anche una parte che va ai sussidi per gli anziani. Quindi voglio dire, va rivisto un attimo, però giustamente bisogna anche pensare che questo buco, questo deficit che ha l'amministrazione comunale, purtroppo a qualcuno non piacerà, ma è stato costruito da altri prima. Perché non è che possiamo far finta che le cose partono da oggi, ieri non c'era niente. Probabilmente quello che l'amministrazione precedente ha fatto l'ha fatto senza riflettere sulle conseguenze di chi avrebbe poi governato la città. Ripeto, lo dico pur condividendo questa mozione, perché è reale. Però a volte, oltre a criticare e a dire peste e corna su chi è costretto magari a fare certe operazioni, si faccia anche dell'autocritica rispetto a chi ha governato questa città e chi ha governato e chi sta governando la regione anche. Perché se noi dimentichiamo di avere altri pezzi che stanno governando o hanno governato, beh, è come se in questo paese non ci fosse stato nessun altro che Isapia in tutti i suoi anni in cui esistono le amministrazioni comunali. Quindi credo che questo sia un momento di riflessione, di intervento che tutti dovremmo fare con delle proposte credibili e serie.
Dopodiché sul voto di questa mozione vedremo come andare a esprimere il nostro voto. Io personalmente la condivido questa mozione, anche se andrebbe aggiustata un attimino da qui sotto alcuni aspetti. Grazie. Capogruppo Federico. Sì, Presidente, ma allora io non voglio citare tutte le cifre che sono state già discusse ampiamente, non c'è qui una lotta tra cifre, e la questione del bilancio ci auguriamo che al più presto venga approvato, ma qui è una questione più che altro politica. È una questione politica dove emerge un dato incontrovertibile, che una giunta totalmente di sinistra è una giunta che aumenta le tasse incondizionatamente, cioè in qualsiasi modo. Io da quando sono entrato qui in Consiglio di Zona, le prime azioni che sono state fatte da questa giunta sono state aumentare il biglietto dell'ATM di 1,50 euro, cioè è aumentato del 50%, quando noi per 5 anni non avevamo aumentato il biglietto, 5 anni, e voi adesso addirittura non solo neanche in una legislatura aumentate il biglietto, ma lo aumentate anche per delle fasce che erano considerate uno dei territori dove voi della sinistra, perché noi meno male non abbiamo mai avuto questo problema, sebbene siamo sempre stati attenti ai problemi dei non abbienti. Ma indipendentemente da questo, voi facevate questo come un cavallo di battaglia e ve ne siete disinteressati totalmente, ve ne siete disinteressati in una maniera che tra l'altro è anche abbastanza similina, perché anche se alcune fasce le considerate anche esenti, ma la documentazione che queste povere persone di 68-65 dovrebbero procurare per ottenere l'esenzione, contratti di affitto, tutte procedure che fanno sì che impediscono al cittadino di arrivare a risolvere anche, qualora non avessero neanche la possibilità o qualora avessero dei requisiti, di ottenere questa cosa. E non è soltanto nel campo della mobilità che voi fate questo, voi state utilizzando questo tipo di atteggiamento di far pagare anche le fasce deboli, anche le questioni degli asili, anche le questioni della mia amministrazione, anche le questioni dei rifiuti, perché l'aumento della TARES, oggi come oggi, con la nuova legge, farà sì che nel caso le famiglie numerose, quindi più bisognose, pagheranno di più di un monoreddito, pagheranno di più di un single. Ma vi rendete conto dove siete arrivati? Pur di far pagare le tasse. Quindi questi sono degli atteggiamenti che non vanno nelle cifre. Io ringrazio Marzio perché ha fatto una mozione, tra l'altro, dove non c'è neanche il nostro simbolo, perché noi volevamo raggiungere un obiettivo, che era quello quantomeno, visto che la zona, anche per questo la sinistra che si sciacquò la bocca dicendo il decentramento, abbiamo visto in questi 3 anni che il decentramento per la sinistra vale forse peggio che con il centrodestra, che quantomeno con Albertini aveva ridotto da 20 a 10 le zone, e addirittura con Gallera aveva tentato una riforma che poi era riuscito a portare a casa, ma comunque aveva almeno tentato. Voi un tentativo, perché addirittura le zone sono dimenticate, non c'è neanche un assessorato al decentramento. Noi abbiamo tentato, abbiamo anche considerato la necessità, l'opportunità, se c'era qualcuno della sinistra che avesse votato questa mozione, di fare gli emendamenti, di correggere quello che potevano essere dei dati o delle cifre che non erano considerabili accettate. Proprio perché il nostro obiettivo non è un obiettivo politico, ma è un obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini meno abbienti di questa città, che sono veramente oggi come oggi gravati in una situazione di grave crisi. La grave crisi si accomuna anche al fatto che forse a Natale non avremo neanche l'opportunità di avere i mercatini natalizi, come già non avremo più il luminare, perché col fatto che dovrete pagare la TOSA allo 0,5 è un costo che un operatore che deve pur guadagnare, perché purtroppo non fanno beneficenza, sebbene non sono miliardari, anzi riescono a poco a poter dire il pranzo con la cena ormai ambulanti in questo periodo. Ebbene, con questa situazione ci troveremo che nelle periferie i mercatini non saranno possibili, perché saranno troppo costosi, a meno che forse ci sia una volontà da parte dei commercianti delle vie di sostenere, di aiutare, collaborare al pagamento di queste tasse, perché sennò non ci sarà neanche questo tipo di attività.
per non parlare delle Area C che abbiamo visto come ha non solo limitato l'aspetto economico, ma anche non hanno avuto neanche nessun vantaggio, perché neanche in questo caso ci sono dei vantaggi. Quindi il problema che vorrei che venisse evidenziata è che la sinistra non solo oggi come oggi può essere evidenziata come quella che da Visco in poi aumenta le tasse e prende i soldi dalle tasche dei cittadini, prendo il però velocissimamente perché il nostro gruppo di fronte. Vabbè, adesso vedremo. Al di là di tutto ciò, io ritengo che il nostro obiettivo è quello di sottolineare attraverso questa mozione che avevate un'opportunità di quantomeno dare un'indicazione al comune che effettivamente alcune cifre e alcuni aumenti indiscriminati, soprattutto per le fasce deboli, sono da ripensare. Vedo che invece non avete neanche l'interesse a questo, mi auguriamo che i cittadini se ne rendano conto. Capogruppo Meloni. Grazie perché non si poteva fare una questione politica, la democrazia è una cosa molto facile da fare quando ci sono delle economiche raccogliere il disagio che c'è per una famiglia delle famiglie, che è un disagio reale, però senza avere la conseguenzialità di andare oltre. Andare oltre vuol dire, se dobbiamo garantire un trasporto pubblico, dobbiamo garantire un servizio, sia un servizio che va dall'inizio alla fine del servizio, non si può garantire il servizio del trasporto pubblico solo nelle ore di punta e non garantirlo nelle ore di morbida, perché è una cosa di cui ci siamo sempre lamentati in questo consiglio, che nelle ore di morbida i mezzi sono meno frequenti e se devono essere frequenti bisogna che funzionino. È facile fare della demagogia sul costo delle tariffe dei trasporti e mentre non si dice niente sull'aumento del costo della benzina. Il costo della benzina, siccome un po' che subiamo, perché ci sono delle politiche speculative sul costo del petrolio, è una cosa sulla quale non ci lamentiamo, perché è voluto, allora, ma se il 90% sono accise. Presidente, nessuno è stato interrotto, cortesemente. Sia dei mezzi privati sia dei mezzi pubblici, diciamo è un discorso molto complicato. Ringrazio il capogruppo Indovino che ha tentato di far chiarezza rispetto alla marea di numeri e di cifre che ci sono. Io invito ma non c'è riuscito il consigliere Cattaneo a ritirare la soluzione e Corte dei Conti pubblico a chiedere nuovamente all'assessore al bilancio e all'assessore dei trasporti di venire in quest'aula e discutere con il consiglio di zona nel merito delle questioni di bilancio, che sono quelle che portano a fare delle scelte, che poi il bilancio deve andare in pareggio e quindi bisogna fare delle scelte e all'interno di queste scelte ci sono delle cose a tagliare e delle cose invece da mantenere, e nell'assessore dei trasporti discutere appunto nel merito, cioè di quelle che sono le politiche dei trasporti, di quelle che sono le tariffe, di come si possono rimodulare le tariffe, perché secondo me è vero, è meglio aumentare il costo del biglietto piuttosto che aumentare gli abbonamenti, perché è meglio indirizzare verso tutto il trasporto pubblico, ma forse anche nel costo del biglietto bisognerebbe prevedere delle tariffe differenziate tra chi utilizza il biglietto come diciamo, strumento di viaggio su tutta la rete e quindi arrivare verso tariffe integrate con tutto del trasporto ferroviario che arriva a Milano e delle tariffe diverse, magari più basse, per chi usa magari l'autobus per fare tre fermate. Allora, se uno ha bisogno di usare l'autobus per fare tre fermate, forse bisognerebbe prevedere un biglietto che consente di
riferimento. Allora, detto questo, io, la mia richiesta è uno di ritirare la mozione, due di ritrovare l'invito all'assessore bilancio e alla scuola, fuori l'assenza dell'approvazione del bilancio, perché ormai il bilancio, chissà quando verrà approvato, comunque è interessante che si discuta con le zone le scelte che vengono fatte all'interno del bilancio. E con l'assessore dei trasporti per discutere su tutti i problemi del trasporto. Ricordo infine che la questione della metropolitana 4 che è citata in mozione è stata una scelta fatta dall'amministrazione rispetto al quale sono state fatte e aveva fatto i contratti, tirarsi indietro forse potrebbe rifiutare avanti. Consigliere Troia. Sì, grazie. No, io va bene, d'accordo, il discorso che ha fatto il capogruppo di Torino è un discorso veramente che parte giustamente da una considerazione, come dire, matematica dei numeri, giusta, corretta, un'analisi direi appunto diciamo così teorico, matematica, analitica, precisa. Non fosse altro che il problema però che dobbiamo discutere a mio avviso qui stasera è stasera, ma anche per i mesi a seguire, perché ahimè il problema che possiamo lasciare qua è decidere di eliminare la mozione presentata, decidere di non parlarne più, ma il problema è che al di fuori di quest'aula gli anziani, i cittadini di un'età o dell'altra continuano a parlarne, ma soprattutto a soffrirne di questa cosa. E se è pur vero che forse un po' di demagogia non può che scappare, no? In questo ambito, io sono sicuro che la buona fede delle persone che ho parlato prima da questa parte dell'aula è sicuramente, non va a tradire quella che voi pensate sia la cattiva fede e che quindi sia strumentale, quindi sia demagogico. Sicuramente può essere stato demagogico, ma vi invito a chiedervi se è meglio essere fare della demagogia piuttosto che fare dell'utopia. Il costo della benzina, diceva la consigliera Meloni, il costo della benzina, le accise sulla benzina, innanzitutto vorrei ricordarvi che non è che dipende dal consiglio di zona 9 di Milano. Potremmo discutere anche, non so, del. Io non l'ho interrotta, consigliera, anzi ho stimolato i miei colleghi a farla parlare. Quindi. Confermo. Grazie. Quindi, semplicemente, ho sentito parlare di necessario aumento dell'abbonamento. Andiamolo tutti a spiegare giustamente a queste persone che soffrono un accadimento, come ha detto il consigliere Fede, esagerato, ma non solo sull'ambito, come tutti sappiamo, sull'ambito dell'aumento dell'abbonamento ATM, dei biglietti ATM, ciò che riguarda esclusivamente l'aspetto dei trasporti. A prescindere poi da Roma, dove io, ripeto, ne possiamo parlare, però qualcuno ha ricordato che a Roma non è che non c'è Beppe Grillo che gestisce il consiglio, la presenza del consiglio. A Roma ci siamo noi con voi e il problema dell'IMU è un problema che verrà discusso. Per quanto uno possa prendersi, decidere di prendersi delle responsabilità anche in quest'aula per ciò che avviene a Roma, il consigliere Dorino si sente questa responsabilità di prendersela. Io non me la sento, lo ammetto. Non me la sento di prendere la sociale sull'IMU. A, perché non mi compete, B, perché non è che possiamo nasconderci e dire che ci sono altri là, cioè ci siamo noi. Quindi probabilmente io, per quanto riguarda la parte politica, devo dire che probabilmente se Letta sta governando con il centrodestra, insomma sarà disputa tra loro. Adesso voglio dire, non entriamo nel merito, mi sembra al di fuori, andare Letta al di fuori del seminato di quest'aula, andare a capire quali sono i meccanismi a quel livello, cioè quando abbiamo difficoltà a discutere a questo livello. A prescindere poi da tutto questo, per cui tipo la condivisione della mozione è estremamente un atto dovuto e il trasferimento dei fondi, lì potremmo, voglio dire, il Presidente del Consiglio, sapete anche voi che non è dall'altra parte ma
sempre all'interno di componenti di quest'Aula. Il discorso del sindaco, torniamo invece al comune, al sindaco, il buon marinaio se vede in tempesta, poi la tempesta è inutile che ce la neghiamo, la conosciamo tutti, c'era anche poco fa fuori. Oggi siamo in tempesta, spetta a chi allora? Non spetta né a Roma né al Consiglio di zona, ma al grande sindaco, alla giunta a risolvere con capacità manageriale, se le ha, passare le notti insonni per cercare di capire qual è la soluzione. Allora il indovino dice, voi siete in grado, fate polemica, però che proposte ci fate? Quali sono le proposte? Io chiedo a voi le proposte, perché la situazione è, cioè a voi come consiglio comunale, non come consiglio di zona, prendo il tempo di e allora vado a chiudere. Posso prenderlo con parlare. E quindi vado a chiudere. Le proposte, appunto, secondo me, non deve assolutamente fare il consiglio di zona, ma che appunto è deputato a far ciò. Poi l'ultima cosa è, voi chiedete di fare proposte, ma nel frattempo polemizzate, ci accusate di essere demagoghi, giusto? Sì. Però non possiamo pensare, anch'io anch'io ho pensato che è bello, no? Non polemizzare, non partire dal problema che c'è oggi e pensare che forse la recessione e l'incremento di tassazione che Giacomo Liviano forse ha origine in Albanianzi, potrebbe anche essere. Grazie. Ma smettiamo di pensare che il precedente sindaco sia la causa di tutti i mali. Grazie. Capogruppo Cortese. Grazie. Allora io volevo dire intanto di. Sono d'accordo in parte con quanto ha detto la capogruppo Melone, dove sarebbe opportuno riunire a questo tavolo le persone che possono decidere di fare un cambiamento a questi aumenti, insomma, a queste tasse che vanno comunque ad appesantire sempre di più il carico delle famiglie milanesi. Secondo me, contrariamente a quanto diceva l'indovino, su situazioni di questo genere non è assolutamente possibile guardare esclusivamente i conti di bilancio, perché qui noi andiamo a colpire le famiglie italiane, le famiglie milanesi che hanno grosse difficoltà nel mandare i figli a scuola. Io vorrei fare un esempio di un paio di conoscenti, entrambi con famiglie di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, uno dei genitori ha perso il lavoro, si trova a lavorare con una sola persona e si trova a questo punto ad avere un aumento dell'abbonamento dei figli che incide parecchio, perché se andiamo per forza a voler risparmiare e a fargli fare un abbonamento annuale, vuol dire che comunque uno stipendio solo su una famiglia, su uno stipendio bisogna tirare via 400 euro al mese solo per l'abbonamento dei figli. Tra l'altro poi c'è anche un'incongruenza sugli aumenti, perché ma è assurdo che ci sia un aumento del 17,6% sull'abbonamento annuale e un aumento del 30% sull'abbonamento mensile. Ma almeno diamogli la possibilità a chi è in difficoltà di poter accedere a una tariffa mensile per andare a scuola. Leggevo proprio ieri su un quotidiano milanese, non mi ricordo se era forse Metro, dove si dice che abbiamo il primato, gli italiani hanno il primato per gli studenti che lasciano la scuola dell'obbligo
due studenti su 10 lasciano la scuola prima ancora della terza media. 16 anni l'obbligo. 16 anni, io sto dicendo c'era addirittura prima della terza media. Questo cosa vuol dire? Prima della terza media è ancora più importante dei 16 anni. Antonio, perché? Perché secondo me con un'iniziativa di questo genere si va ad appesantire ancora di più e a far sì che la famiglia scelga cose diverse perché non riesce a tirare avanti. Allora, secondo me, io mi sembra di essere il compagno per i compagni. Cioè, cose di questo genere non ne sono mai passate. Qualcuno ride, bravo. Cose di questo genere non potevano passare. E mi meraviglio come facciano a passare in questo momento. Facciamo altre cose, mettiamo altre cose. Mettiamo uno ZTL per i pullman che entrano a Milano come fanno a Venezia, come fanno a Roma, come fanno a Firenze. Ogni pullman che transita addirittura senza neanche entrare in città a Venezia paga 350 euro. Un pullman, pensate quanti pullman entrano a Milano tutti i giorni. Mettiamo una tassa di soggiorno. Aumentiamo la tassa dell'area C. Ma è assurdo aumentare l'abbonamento degli studenti. È un'assurdità. Grazie. Grazie. Mettiamo in votazione. Do la parola al consigliere Ferrario per le conclusioni. Grazie Presidente. Grazie veramente a tutti. Ho ascoltato con attenzione tutti quelli che sono stati gli interventi che hanno preceduto questo momento di conclusione. Allora, io cercherò di avere quella conseguenzialità dell'andare oltre, che è stata citata prima. Non ho intenzione sicuramente di ritirare la mozione, come mi era stato consigliato dalla capogruppo Anna Melone, ma cercherò di ragionare su quelli che sono stati i diversi interventi che hanno preceduto il mio. Io davvero ho apprezzato a fondo quello che è stato il grandissimo lavoro e l'intervento del capogruppo del Partito Democratico, perché è stato davvero puntuale, ha analizzato e scandagliato quelli che erano i punti deboli della mozione che ho presentato, non per malizia, ma per disinformazione. Sul sito del comune c'erano questi punti. Era questa la documentazione che era presente ed era questa la documentazione che io consideravo attendibile. Forse il consigliere mio fa riferimento a documenti che sono arrivati recentemente, sbaglio. Proprio breve. Però mi aspettavo, capogruppo Indovino, un lavoro di analisi più focalizzato non sui dati di bilancio, ma sull'oggetto della mozione, sugli abbonamenti a PM, su quelle percentuali che oggi incidono sulla vita della gente. Prima, sempre il capogruppo Indovino mi parlava di disavanzo e di spesa corrente. Bene, forse sono indicati degli errori su quelle che sono le voci che vengono presentate in questo documento, non di dubbia attendibilità ma di fonte certa, ma da quelle che sono le informazioni che trago dalla Commissione di Bilancio del Comune di Milano, organo che ha altrettanto valore istituzionale, apprendo che dalla voce della spesa corrente è stato eliminato quello che è il contratto di servizi da PM e incide circa di 700 milioni su quello che è il volume di spesa annuale. Allora che oggi ci si venga a dire qui seduti intorno a queste tre tavole di legno che il comune stia ottimizzando quello che è il bilancio, in particolare la voce della spesa corrente, che poi è quella che incide in maniera efficace
sulla vita dei cittadini, beh, forse è un'esagerazione. Quasi ne aveva convinto però il consigliere Domino. Pensavo che non ci sarebbero stati aumenti, anzi che era questo aumento del costo dell'abbonamento dell'ATM sarebbe stato un vantaggio per me. Per qualche secondo ci avevo quasi creduto. Ma adesso basta scherzare. Allora, ci sono stati tanti interventi che significavano, avevano probabilmente la stessa sensibilità. Tutti gli interventi hanno pesato e evidenziato quello che era un passaggio fondamentale. Quindi il passaggio delle amministrazioni precedenti e i motivi per cui si è arrivati oggi a fare questo. Quelle che sono le scelte del governo, quelle che sono le scelte dei partiti. Beh, io vi pregherei oggi di non ragionare in ottica di partito, in ottica di governo, in ottica di un'amministrazione che sta lavorando per quelli che sono gli errori del passato. Oggi c'è una nuova amministrazione, siamo dei nuovi gruppi politici, rinnovati, con persone, chi di passate consigliature e chi di nuove consigliature, ma quello che vi chiedo di esprimere è responsabilità, quella a cui si appellava prima il capogruppo Indovino, responsabilità, perché la responsabilità non si ha solo sui provvedimenti che sono stati fatti ieri, ma si ha sui provvedimenti che oggi siamo chiamati a fare. La responsabilità maggiore è quella che noi ci prendiamo quando approviamo o meno un determinato provvedimento. Questa è la vera responsabilità. E quello che chiedo oggi a voi consiglieri, quando pigerete il bottone, è la responsabilità di condividere o meno un determinato provvedimento. Prima veniva detto facciamo delle proposte. Questa è una proposta. Una proposta che cammina sulle gambe di una mozione. Una mozione che tutti noi siamo chiamati qui ad approvare o meno. Allora, nel merito non voglio entrare, prima venivano posti requisiti sicuramente puntuali, quali che fine faranno gli abbonamenti che sono già stati pagati. È una domanda lecita che ci dobbiamo porre. Ma oggi siamo qui per votare una mozione che ha un indirizzo politico, non tecnico. Su domani ci ragioniamo. Cioè, politicamente riteniamo giusto o meno che i cittadini devono pagare quello che è considerato ed è oggettivamente e palesemente un aumento, un'imposizione. Questo siamo chiamati a fare. È giusto o è sbagliato? Non lo so. Io personalmente ritengo che sia la cosa più sbagliata sia imporre nuove tasse, imporre nuove imposte. Nelle conclusioni, prima di chiudere, gradirei un chiarimento dal direttore di settore, che non vedo in aula. Quindi, se qualcuno volesse avere l'accortezza di chiamarlo. Allora, il mio quesito era se, capisco perfettamente che per motivi di disposizione delle diverse segreterie, ognuno non si sentirà sicuramente libero di votare in determinato modo. Quindi quello che chiedo al direttore di settore è capire se questa mozione può essere votata a scrutinio segreto o meno. Okay.
dopo la parola al direttore di settore. Sì, grazie. Allora, se la, davvero che ero fuori dall'aula, però se la domanda è se questa mozione può essere votata a scrutinio segreto, la risposta è no, in quanto questo tra l'altro è un argomento che abbiamo già avuto modo di affrontare in questi mesi, non riguarda comportamenti di persone e quindi non presentano le caratteristiche del regolamento giustificano la necessità di intervenire attraverso lo spirito. Grazie Presidente per la dichiarazione di voto. La Fondazione Comunista condivide la mozione proposta dal consigliere Ferrario, innanzitutto perché l'aumento dei lavoratori italiani va a colpire la fascia debole della popolazione, come gli studenti, i lavoratori e i pensionati. Seconda cosa, perché entra in palese contraddizione con gli obiettivi proposti in campagna elettorale, come l'ampliamento l'utilizzo dei mezzi di trasporto e la diminuzione del traffico urbano, diciamo, nuovo. Ferrari chiedeva di non ragionare in ottica di maggioranza di partito. Io penso di ragionare in ottica comunista essendo tale, di conseguenza penso che se si devono trovare dei fondi, delle risorse, si devono colpire coloro che magari stanno un po' meglio rispetto alle categorie colpite da questo aumento degli abbonamenti. Grazie. Per l'interazione di voto, ma mi fa specie, diciamo, precedente. Il mio partito invece si prende in toto la responsabilità di quello che è la situazione economica del Comune di Milano, che ha visto tagliato il 25% del potenziale della sua spesa corrente. Si prende la responsabilità del fatto che il Comune non può, se non per pochissime situazioni, andare a lavorare il suo reddito, perché non sono in grado di farlo, e quindi anche a costo di perdere consenso sono consapevoli del fatto che la situazione economica del Comune di Milano a causa dei tagli, questa amministrazione è disastrosa, e quindi il Partito Democratico, nonostante il consigliere Taglia Provincia di Stringer, vota in modo contrario. Sì, per dichiarazione di voto il nostro gruppo, e riprendo le considerazioni del gruppo Indovino, voterà contrario a questa mozione. Per quanto riguarda il voto segreto, qua non siamo in 101, siamo solo in 41. Esatto, la risposta. Siamo il voto segreto. Mettiamo dunque in votazione la mozione. Non siamo in 101, siamo in 41. Chiudiamo la votazione. 741, vuole un discorso sono 20. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 37, contro 0, decisione approvata. Perché una votazione mediante esigibilità. Chiudiamo la votazione. Favorevoli
presenti 26, ma volevo le 26 con il prodotto 0 approvato. Passiamo al punto successivo, punto numero 3, concessione del patrocinio gratuito all'associazione Libera Università Popolare, all'associazione Guandivera. Ma do la parola al presidente della commissione politica sociale e salute, Mario Nero. Grazie presidente. Leggerò la relazione perché è abbastanza breve. La Commissione per le politiche sociali e salute ovviamente si è congiuntamente con la Commissione Cultura intorno al 1 ottobre 2013 a presentare una serie di proposte. Allora, l'associazione Comune di Dir propone il progetto Cominciamo Bene, corso per patrimoniare laico, un progetto che prevede una serie di incontri e confronti per coppie che si sposano civilmente e per coppie di fatto. Il progetto che si sviluppa con 6 incontri si propone lo scopo di trasmettere conoscenze, valorizzare le competenze dei componenti della coppia, consentire una presa di coscienza dell'importanza del progetto che si intraprende e valorizzazione, valorizzare la comunicazione della coppia in relazione ad altri, per esempio famiglia d'origine, amici, gruppo e comunità. Il corso e le lezioni saranno condotte da un'equipe di professionisti specialisti coordinati dal dottor Valerio Gelletti, psicologo specializzato in psicoterapia iscritto all'ordine degli psicologi della Lombardia, psicodiagnosta, consulente in sessuologia. Il corso avrà per ogni coppia un corso di iscrizione a copertura delle spese degli specialisti che terranno gli incontri, 6 in 2 ore ciascuno. Dei materiali divulgativi di una guida informativa riassumendo i contenuti trattati negli incontri stessi e si svilupperà entro l'anno 2013 nella sede dell'associazione. A tale proposito la Commissione propone maggioranza